Un ospedale alla periferia di Mariupol in Ucraina è stato colpito dalle bombe russe ed ha continuato a ricoverare persone ferite dalle schegge. Le immagini sono del 10 aprile scorso. Il 22 marzo è stata bombardata un'ala dell'ospedale psichiatrico di Mykolaiv. 20 minuti prima che un missile colpisse la struttura, gli operatori sanitari sono riusciti a mettere in salvo 50 pazienti. È stato bombardato anche l'ospedale di Trostianets, nella regione di Sumy. I militari ucraini hanno liberato la città il 26 marzo, dopo un mese di occupazione russa. Li ho visti, i russi, sono passati dall'ospedale e ho detto loro: è un territorio neutrale, è un ospedale. Non mi hanno ascoltato, ha riferito Vadim Shashkov, operaio dell'ospedale di Trostianets, inagibile dopo i bombardamenti. Gli ospedali di Mariupol, Mykolaiv e Trostianets sono tra le 147 strutture sanitarie bombardate in quasi due mesi di guerra in Ucraina. Lo ha verificato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, riferendo che negli attacchi 73 operatori sanitari sono stati uccisi e 53 feriti, come ha denunciato attraverso Twitter il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità condanna inequivocabilmente il continuo aumento degli attacchi all'assistenza sanitaria in Ucraina, si legge sempre nel tweet di Ghebreyesus pubblicato oggi. Devono fermarsi. Ancora una volta invito la Russia a porre fine alla guerra.